L'empatia la creava anche la giovane che oggi vi faremo conoscere attraverso un libro, il suo diario e il racconto di sua sorella. Lei si chiamava Filippa Sain Wittgenstein ed era una giovane, bella e brillante ragazza, una principessa di quelle vere, non solo per discendenza, ma anche e soprattutto perché sapeva essere al centro della sua vita, sapeva vivere pienamente, principalmente potremmo dire, la sua vita. Io ne sto parlando al passato, come avrete notato, perché Filippa non è più fisicamente con noi. È morta il 30 settembre del 2001 in un incidente automobilistico in Cornovaglia e aveva 21 anni, si era sposata, da soli 100 giorni. Però ne sto parlando col sorriso sulle labbra e non per edulcorare una vicenda tragica, indubbiamente drammatica, ma perché se guardate le immagini di Filippa, se leggerete il suo diario che ci ha lasciato, che ha venduto più di 65.000 copie già in Germania, non potete non sorridere e sentire il cuore che si gonfia di emozioni, di gioia, perché Filippa era una spremuta di vita, direi, no? Da quello che ho capito io anche. E non ha mai nascosto, nella sua pur breve vita, una certezza che vi esprimo proprio con le parole di Filippa, quando a un certo punto ha scritto: "Non soffro molto, né sono particolarmente inquieta, forse perché è più bello lassù quando si è a casa. Sì, vado. Sono venuta come una ciotola vuota. Spero di andarmene come una ciotola piena. Non devo aspettare di essere riempita, ma semplicemente attendere e farmi guidare alle sorgenti. Andrà bene." Noi andiamo adesso a incontrare di persona sua sorella Alexandra. Buonasera, Buonasera. grazie per essere qui. Allora, Alexandra Sain Wittgenstein, sorella di Filippa. Il diario, ne ho già parlato di questo diario che ho qui in mano, che è stato pubblicato adesso anche in Italia come Fatà editrice, quindi ne è scaturito un diario poi dalla vita di Filippa, cioè adesso spiegheremo questo diario come è stato trovato, ma stavo pensando che c'è stato questo libro che ha venduto più di 65.000 copie, poi è stata creata una fondazione, ma lei avrebbe immaginato che sarebbe accaduto tutto ciò dopo la morte di Filippa? No, certamente a quel momento quando, no, penso che nessuno di noi avrebbe mai pensato di una cosa del genere sarebbe accaduto, perché Filippa era una persona completamente normale e aveva una vita completamente normale, e che ora siamo al punto dove questa fondazione, questa cosa che abbiamo fatto dopo la morte di Filippa, che avesse un successo così tanto, che ci sono così tanti giovani che possiamo premiare tutti gli anni, che fanno cose così belle, e no, nessuno di noi avrebbe mai pensato che fosse possibile una cosa del genere. Anticipiamo subito allora questa cosa, che è nata una fondazione che premia i giovani per meriti vari di carattere ecologico oppure nel mondo, nell'applicazione, nello Anche studio, no? sociale, Nel no? Se qualcuno sociale. fa una cosa. C'è un caso, per esempio, che mi è sempre piaciuto molto: c'è una ragazza, devono avere meno di 30 anni, questo è abbastanza importante. C'era una ragazza tedesca che era dottoressa di medicina, e lei un mezz'anno lavorava in Germania, e con i soldi che faceva durante questo lavoro in Germania li portava in India e apriva un ospedale, e lì tutte le persone che non avevano soldi, che non potevano pagare per avere il servizio di un dottore, potevano andare lì Usufruire di usufruire di questo questo servizio. servizio. Questo a meno di 30 anni, Meno di quindi 30 insomma, anni. ecco, E sulle devono essere capacità, europei, anche quindi questo sulle era. capacità dei giovani di essere intraprendenti e al servizio degli altri, Sì. questo esempio che lei ha portato la dice veramente lunga. Allora, varie cose colpiscono nel libro e nella sua copertina. Innanzitutto il sorriso radioso di Filippa, è evidente. Poi abbiamo il disegno di un angioletto che schizza su verso l'alto tra le stelle, e poi il sottotitolo: "Non ci sono, ma lasciate un messaggio." Il sorriso parla da solo, non lo commentiamo, perché è evidente che è un sorriso spontaneo che quindi scaturisce da una ricca, bella interiorità. L'angioletto invece
era Filippa disegnava questo angioletto dentro un quaderno e l'abbiamo trovato in questo quaderno e era un angioletto così bello e divertente con il sorriso che è diventato il come si dice? La mascotte, no? La mascotte dell'Angeli Filippa, sì, della fondazione anche. Il logo anche, sì, no? Il logo, in un certo senso. Sì, sì. E questa frase, non ci sono ma lasciato un messaggio? Era la segreteria di Filippa sul suo cellulare italiano. C'era, ecco, lei ha detto no ci sono ma lasciate un messaggio, poi l'ha detto anche in inglese. Adesso che significato ha questa frase però? Che Filippa, ecco, non c'è più ma comunque noi possiamo con lei, per lei, dare un messaggio al mondo, fare una cosa speciale. Senza tramite bisogno di usare il cellulare. Sì, tramite la fondazione, tramite il libro anche. Allora, questo libro, dicevamo, è nato dalla scoperta di un diario, il diario di Filippa. Il diario è stato in realtà scoperto non da voi, ma da Ingrid, se non vado errato, no? Sì. Che era una domestica. Sì, una domestica che sta da noi in casa dagli anni 70. E che quasi tre mesi dopo la morte di Filippa, a Natale del 2001, ha trovato questo quaderno, sì, e ha capito subito che era qualcosa di estremamente, sì, importante. Sì, l'ha portato ai miei genitori e non sapeva cosa doveva fare, con questo gli ha dato loro e anche loro erano un pochino indecisi all'inizio se potevano aprirlo, se si poteva leggere, certo, perché comunque un diario è una cosa molto personale. Perché sul diario all'inizio c'era scritto non leggere assolutamente, una cosa del genere, sì, no? Sì, vietato sì. Leggere, ecco. Però poi dopo lei ha cancellato la stessa quella Filippa frase, aveva tolto il non e invece aveva leggilo capito pure, che poteva essere qualcosa di condiviso, sì, no? Sì. Quindi evidentemente in qualche modo intuiva che... Forse lei, anche avendo sei fratelli, indovina forse che qualcuno di loro già lo leggeva, forse non pensava a tutto il mondo che certo, lo può leggere. Non avrebbe potuto immaginarlo, sì, questo, sì. Però. Allora, io adesso voglio leggere qualche breve stralcio di parole di Filippa, dal suo diario, e in particolare adesso mi soffermo su due estratti per creare un accostamento. La vitalità di Filippa e la sua fede. Dal diario del 18 gennaio del 98, Filippa dice a un certo punto tante cose, onestamente. C'è un periodo che dovrei leggere tutto d'un fiato per far capire veramente l'energia che aveva questa ragazza. Vorrei ideare, pianificare, avere idee, aggiornarmi nelle scienze, nel settore storico-artistico, nella medicina, nella biologia del mare. Vorrei studiare enologia, capire il management, imparare le lingue, viaggiare, esplorare, contribuire al mondo della filosofia, vivere, approfittare della giornata, non sprecarla, sfruttare al massimo il mio potenziale intellettuale, vivere la vita in pieno, esplorare la natura, aiutare, pregare, nutrire la mia anima, vado avanti fino alla fine perché se no mi manca il fiato, trovare la pace, vivere in pace, intraprendere molte cose, vedere e trasmettere. Anche io avevo segnalato la stessa cosa, perché trovo che questo veramente fa vedere mia sorella È una fotografia incredibile com'era, di quella, sì, che era la vitalità che, sì, aveva. Sì, la vitalità, la curiosità, comunque anche era molto colta, anche questo si vede che quanto sa, quanto la sapienza era una cosa molto importante per lei, adorava la vita, adorava la natura, tutta la bellezza nella natura, quadri belli, la musica bella, lei veramente era una cosa che... Si soffermava su tutto e coglieva ogni particolare, ogni dettaglio della vita che la circondava, sì, no? E questo è evidente in questo periodare proprio enfatico, no? Sì. In cui trasmette tutta la sua voglia di vita, per questo prima mi è venuta questa espressione di spremuta di vita, insomma. Però accanto a questa indole, accanto a questo anche talento, questa bellissima natura, c'è la capacità di Filippa anche di soffermarsi e di riflettere sul senso della vita, sì, e anche sul senso di una vita che va al di là di questa vita. Sì, era molto profonda Filippa. E infatti il 23 gennaio del 98, leggo sempre dal suo diario, dice, scrive Filippa, la morte è insignificante, ci separa dal corpo, ma è l'anima che ama. Poi, un po' più avanti, scrive una cosa che onestamente a me non poteva non ricordare, l'inno all'amore di San Paolo, quando dice l'amore supera tutto quello che è pensabile, l'amore tollera tutto, tutto spera, tutto affronta. Qui proprio stilisticamente, sì, nella sua mente evidentemente l'aveva letto anche lei l'inno all'amore, perché è proprio un rievocare quelle parole di San Paolo. L'amore non finisce mai, resisterà a tutto. Che vogliamo, sì, dire a tale proposito? E l'amore di Filippa c'è sempre, c'è oggi, c'è sempre. E almeno un pochino di questo amore la possiamo condividere
con altre persone tramite il libro, tramite la fondazione, e penso che è molto, ecco, visibile anche nel libro l'amore che aveva Filippa. Quindi c'è un binario parallelo, grande amore per la vita ma anche grande consapevolezza che la vita non finisce qui. La curiosità, e ce l'aveva già da giovanissima. Che cosa succedeva dopo la vita, molto curiosa. Se Filippa era molto curiosa e anche questo era una cosa che per lei era molto importante, e non aveva paura della fine della vita qui, perché sempre pensava che dopo ci sarà qualcosa molto più bello, importante. E anche una cosa bella che Filippa chiamava morire, chiamava tornare a casa. E prima che moriva, Filippa mandò un SMS a miei genitori e anche a me, dove raccontava quanto era bella in Inghilterra. Lei era in Inghilterra in questo momento, era l'ultimo SMS che abbiamo tutti ricevuti, e lì in questo SMS ha scritto quanto sono contenta di ora tornare a casa. E poteva scrivere tornare dal mio marito, tornare a Firenze, tornare, ma lei scriveva ora tornare a casa. Ci sono anche, leggendo nel diario di Filippa, i momenti di crisi, come è normale che ci siano, è giusto, è anzi fecondo che ci siano, no? I momenti di crisi. Lei li ha mai notati da sorella? Ci ha mai fatto caso? Io penso che Filippa... O li viveva in una dimensione interiore? No, per niente. Lei era... No, condivideva tanto e ne parlavamo tanto. Io non ero più a casa quando Filippa ha compiuto 14 anni. Io sono andata via di casa e non la vedevo tutti i giorni. Quotidianamente, certo. Comunque... avevamo un rapporto molto vicino e Filippa comunque non era molto diversa da tutti i ragazzi che sono in pubertà, che cominciano a pensare a cose diverse, che la vita non è più facile, diventa tutto più complicato, si pensa a tante cose, e penso che comunque, anche si vede nel libro, che non è diversa da tutti gli altri ragazzi di quell'età lì. No, però ecco, giustamente lei sottolinea, i suoi momenti di crisi erano comunque momenti di ricerca, non erano momenti di chiusura, no. Questa è la cosa interessante, non che non ci sia stata la difficoltà, il dolore, la sofferenza, Ma era comunque un tentativo di cercare, di andare a capire. E di risolvere, di vedere e mai di chiudere. Chiudersi. Sì. E infatti a questo proposito, proprio il 12 luglio del 98, proprio nei momenti di crisi, sono molto belle queste parole cui Filippa scrive: non riesco a pregare, Signore, sto cercando le parole ma non le trovo, solo frasi vuote mi vengono in mente. Signore, tu sei infinitamente lontano, ti ho perso, dove sei, dove ti devo cercare? Ecco, poi... porge delle domande: perché mi costringi, Signore, ad attraversare questo deserto? Signore, tu sei la pace, la profondità in mezzo al silenzio, come se io dormissi. Quindi è la testimonianza proprio di questo cammino comunque che Filippa faceva, anche attraversando il suo deserto, come tutti noi che siamo in cammino, a tutti noi capita. La cosa interessante è che lei era veramente abbastanza giovane per avere questo, per già pensare a questo, che normalmente... Alexandra, noi sentiamo già queste note che ci fanno capire che siamo dobbiamo lanciare il Santo Rosario, il collegamento in diretta che tutti i nostri telespettatori giustamente aspettano con il Santo Rosario da Lourdes. Quindi non posso dilungarmi, però c'è una parola, una frase tra le tante che ha scritto Filippa che lei vuole ricordare, con cui vogliamo chiudere? Sì, forse il fatto che Filippa voleva essere utile, voleva... c'è una cosa che anche ha detto mia madre, che Filippa, la luce di Filippa deve sempre essere portata davanti, anche se Filippa è morta, e trovo con il libro, la fondazione, che sia possibile che Filippa, ecco, è utile a tante altre persone, e troviamo altri giovani che fanno una cosa bella, e che speriamo che noi lo facciamo vedere anche al mondo, che esiste sempre qualcosa del genere. Sì. E io chiudo con le ultime parole proprio di questo libro: saremo felici di rivederti, carissima Filippa. Grazie. Bello. Molto bello.